Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio, e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anche egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». Papa Francesco commenta questo episodio del Vangelo che abbiamo ascoltato oggi dicendo questo: Simeone non solo ha potuto vedere, ma ha avuto anche il privilegio di abbracciare la speranza sospirata, e questo lo fa esultare di gioia. Il suo cuore gioisce perché Dio abita in mezzo al suo popolo. Il canto di Simeone è il canto dell'uomo credente che alla fine dei suoi giorni può affermare: è vero, la speranza in Dio non delude mai. La vita merita di essere vissuta con speranza, perché il Signore mantiene la sua promessa. E in seguito sarà lo stesso Gesù a spiegare questa promessa nella sinagoga di Nazareth. I malati, i carcerati, quelli che sono soli, i poveri, gli anziani, i peccatori, sono anch'essi invitati a intonare lo stesso canto di speranza. Gesù è con loro, è con noi. Questo canto di speranza lo abbiamo ricevuto in eredità dai nostri padri. Essi ci hanno introdotto in questa dinamica. Quando Maria mette in braccio a Simeone il figlio della promessa, l'anziano incomincia a cantare, canta i suoi sogni. Quando mette Gesù in mezzo al suo popolo, questo trova la gioia. Mettere Gesù in mezzo al suo popolo significa avere un cuore contemplativo, capace di riconoscere come Dio cammina per le strade delle nostre città. Mettere Gesù in mezzo al suo popolo significa farsi carico e voler aiutare a portare la croce dei nostri fratelli. Intoniamo sempre, durante il tempo delle nostre giornate, il cantico di lode, di esultanza nel Signore, che è la nostra speranza. Dio vi benedica. Buona e santa giornata a tutti. Luce risplende per i giusti, una stella proclama il tuo mattino, ogni uomo richiama sul cammino verso il regno.
Sei luce splendida che il cuore illumina, Signore Gesù. Sei luce splendida che guida i popoli, Signore Gesù. Quando il cielo si chiude nel silenzio, quando il buio nasconde l'orizzonte, tu riaccendi nell'intimo la gente la speranza. Sei luce splendida che il cuore illumina, Signore Gesù. Sei luce splendida che guida i popoli, Signore Gesù. Se la strada si perde nel deserto, se la vita si aggira senza senso, come un sole riappare Dio immenso a orientarci. Sei luce splendida che il cuore illumina, Signore Gesù.